si dice piccolo budget, quello che basta per il momento, perché ovviamente vogliamo dare una partenza graduale a questo progetto, perché sta nella ovvietà, non partire in modo, cioè non dobbiamo far sentire ai ragazzi la pesantezza cioè la vicinanza delle istituzioni è il nostro dovere, è il nostro compito. Però vogliamo spogliarli un pochettino dalla pesantezza, dalla macchinosità delle istituzioni. Andiamo piano. Intanto costituiamo questo perché alla base di tutto c'è una cosa molto importante. La funzione del Consiglio Comunale dei Ragazzi avrà una funzione propositiva, quindi non è una funzione che diciamo, passerà solo così giusto per costituirlo e basta, ma i ragazzi attraverso quelle finalità che diceva l'assessore prima avranno. La possibilità di svolgere funzioni propositive verso il Consiglio Comunale e coinvolgere direttamente l'istituzione comunale su problematiche che possono riguardare dalla loro scuola ai loro spazi di associazione o di svago sotto l'aspetto didattico, c'è un'altra questione, con la collaborazione dei dirigenti scolastici si è voluto dare a questo Consiglio Comunale, come normalmente, a nostro avviso, si doveva dare un grande significato anche sotto l'aspetto formativo, non solo di cittadinanza, ma anche didattico. Quindi le professoresse, si diceva in uno degli incontri che c'è stato qui a questo tavolo precedentemente, troveranno il modo come fare affinché il Consiglio Comunale dei Ragazzi sia un luogo di proposta e di coinvolgimento, di impegno per i ragazzi verso quello che magari al di fuori dalla finestra della loro classe sembra un altro mondo, ma poi in realtà è il loro mondo. Posso chiedere una cosa? Ha detto prima un rappresentante per classe, quindi questi uno per classe sono i consiglieri? Sì, Quante sono le classi saranno di 20, 20, 20, 12, circa, sono 12. Ah, per scrivere un sì, saranno 21 consiglieri comunali. 15 sono. 15 delle Biancheri, 27, sì. Il comprensivo 1 e 12 del comprensivo. E poi c'è un'altra cosa, ma questo consiglio poi come funziona? Cioè si riunisce 3 volte l'anno, lo convoca tramite il comune, sono i ragazzi che si autoconvocano? Bene, Come si fa? la segreteria del Consiglio Comunale dei Ragazzi è la segreteria generale. La segretaria che verbalizza, eccetera, porta avanti è dall'ufficio scuola l'incaricata, appunto, come dicevo prima, la signora Ambra Mastrangelo. Come si convoca? Intanto c'è una tempistica nel regolamento e si comincia almeno 2 volte all'anno. Ecco, almeno 2 volte all'anno. Ma comunque si può riunire quando lo decidono i ragazzi può essere deciso anche nell'ambito dell'ambiente scolastico, cioè perché i dirigenti scolastici, la dirigenza, non hanno un ruolo, come dire, passivo in questa cosa, ma è molto attivo. E quindi per funzioni che da parte dei ragazzi o da parte della dirigenza scolastica possono essere attinenti a un incontro tra le attività del Consiglio Comunale, diciamo ufficiale della città, è quello dei ragazzi, potrebbero esserci dei momenti ufficiali di convocazione in sala del Consiglio Comunale. La riunione del Consiglio Comunale dei ragazzi avviene nella sala consiliare o per scelta, diciamo, da parte delle dirigenti scolastici dove meglio lo ritengono, dove lo ritengono opportuno. Io ho strappato la promessa a Delia Paganelli